attaccante e centrocampista sono i grossi dilemmi del Pescara per questa ultima settimana di calciomercato. Sul fronte attaccante tantissimi nomi sono accostati al club biancazzurro. L'obiettivo è quello di reperire un centravanti che faccia compiere un potenziale salto di qualità al reparto, tenuto conto che in quel ruolo al momento ci sono Ferrari, De Marchi e Marilungo. E Loco è il giocatore sul quale c'erano le maggiori aspettative, ma solo negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi con continuità in gruppo. De Marchi contro l'Olbia ha fatto vedere di poter essere un importante ariete d'area di rigore, ma deve dimostrare continuità di rendimento dopo gli infortuni delle scorse stagioni, l'ultimo alla spalla. A 32 anni Marilungo ha perso lo smalto dei tempi migliori ed è lontano dalla migliore condizione. I nomi di Fabio Ceravolo e Federico Melchiorri tornano ciclicamente accostati al Pescara. Melchiorri soprattutto ora, dopo il no rifilato alla Siena. Il giocatore di Trea però al momento non sembra propenso a lasciare il Perugia, proposito che può mutare negli ultimi giorni di mercato. Tuttavia il Siena, anche dopo il no, non demorde e sul giocatore fa un pensierino anche il Modena. Per Fabio Ceravolo il problema è trovare l'intesa sull'ingaggio. La Cremonese ha completato il parco attaccanti, il giocatore non rientra nei piani e il club grigiorosso è pronto a liberarlo a zero, ma il Delfino dovrà fare un sacrificio economico per accontentare le pretese del giocatore. Nella lista resta anche il nome dell'abruzzese Rocco Costantino, in uscita dal Modena. Sull'attaccante ci sono anche altri club, sempre il Siena, che cerca un altro importante attaccante per la categoria, ma anche Padova, Messina e Juve Stabia. Per il centrocampo invece non si sblocca l'arrivo di Giuseppe Rizzo, per il quale non c'è ancora il placet della Triestina, che è a caccia di un sostituto per compensare la partenza di un giocatore che lascerebbe una voragine nel reparto in caso di partenza. Se Rizzo è il giocatore più vicino a indossare il biancazzurro, il presidente Sebastiani e il DS Matteassi non mollano la presa per Carlo Derisio del Bari, anche perché la eventuale partenza di Busellato potrebbe liberare uno slot nel reparto da colmare con un giocatore conosciuto e apprezzato da Auteri. Le ultime giornate di calciomercato saranno utili poi a trovare soluzioni per alcune uscite, quali quelle degli attaccanti Nicolas Belloni e Andrea Di Grazia, mentre Miloš Bočić potrebbe restare in riva all'Adriatico. Quarti, prova a calciare, spettacolare, palla però.